Sono tranne i campagnacci, sono entrati e Marino, portiere, sono tutti rientrati. Non è una gara semplice perché sono una buona squadra che ha fatto vedere un grande calcio all'inizio, adesso ha qualche tentennamento, però io ho visto le partite. Non sono state partite dove il Brescia è stato allo sbando, anche con il Pescara, che forse è stata più dilettante, che ha perso in casa. Nel primo tempo le occasioni importanti hanno avute loro di andare in vantaggio. Quindi logico che, come tutte le partite di Serie B, è una partita molto difficile, contro una squadra che ha elementi importanti. Noi vogliamo dare continuità di risultato, vogliamo cercare di portare a casa dei punti, però sapendo che è una partita difficile. Sì, ha qualche assenza, però è sempre una squadra che ha dei giocatori di qualità in mezzo e davanti. Una squadra importante, è una squadra che secondo me va rispettata perché, faccio l'esempio, noi venivamo da tre risultati, da tre partite dove non avevamo vinto contro il Bari, sembravamo una squadra con difficoltà e poi i risultati successivi hanno detto l'opposto. Quindi non è che è sufficiente analizzare il passato per dare delle sentenze. Il Bari, secondo me, il Brescia è una squadra che è viva, che è in salute e che è temibile. Ha dei momenti di difficoltà e noi dobbiamo essere bravi in questi momenti di difficoltà a provare a ottenere il massimo. Deve essere un atteggiamento attento, concentrato e intenso, poi cercando di sfruttare le nostre ripartenze, le nostre caratteristiche, però certamente cercando di non concedere niente all'avversario, anche perché giocano in casa, vengono da tre sconfitte e avranno una grande voglia di rivalsa. È un portiere che è stato titolare per tante partite, quindi non è per noi non è un problema. Sta lavorando bene, ha un'opportunità importante, è un ragazzo intelligente. E secondo me cercherà di fare il massimo. Ma noi abbiamo delle belle alternative, soprattutto su certi reparti. Quindi no, io credo che alla fine il turnover lo danno loro come li vedo in campo. Le scelte di Brescia sono scelte fatte in base a quello che ho visto in settimana e a come stanno i ragazzi. Poi dopo valuteremo dopo. Ma forse la Serie A e la Serie C, la differenza tra i primi e le ultime è più marcata. Poi può capitare che ugualmente l'ultima vinca qua prima, ma molto molto più difficile. In B invece sono tutte battaglie. Credo se uno guarda statisticamente anche alla fine dell'anno, in B ci sono molte più sconfitte, anche da parte di chi vince il campionato. Che vuol dire questo? Che c'è tanto equilibrio. Non c'è mai una partita dove tu dall'inizio alla fine domini. Ma per nessuna squadra, ci sono sempre delle fasi della partita. Secondo me vince la squadra che è capace di gestire le fasi magari di difficoltà in una certa maniera e riesce a utilizzare al meglio le fasi che magari riesce a un pochino a sopravvento sull'avversario.